Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare dell'avena. È un video che avete scelto nell'ultimo sondaggio che vi ho lasciato qui su YouTube e appunto la maggior parte di voi ha scelto come ingrediente di questa rubrica appunto l'avena. Vi chiedo oggi di lasciare scritto sotto nei commenti un nome per questa rubrica qui, per questa tipologia di video. Vorrei che fosse un nome particolare e facilmente distinguibile, in cui appunto si capisca immediatamente che sto realizzando questo video qui. Se sentite rumori in sottofondo, ci sono i gatti che stanno rincorrendo la pallina proprio adesso. Bene, direi che è arrivato il momento di cominciare, quindi andiamo a parlare appunto dell'avena. La farina di avena è un ingrediente molto utile per realizzare ricette di bellezza fai da te, grazie soprattutto alle sue proprietà idratanti, nutrienti, esfolianti e sgrassanti. È un prodotto molto delicato, ma anche efficace per migliorare la salute della pelle e dei capelli. È versatile perché si presta a molti utilizzi che vanno dalle maschere agli scrub viso e corpo. Prima di vedere però come realizzare le nostre ricette di bellezza per viso, pelle e capelli, ricordatevi di lasciare un mi piace a questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. Partiamo! La farina di avena è utile per l'acne poiché aiuta ad assorbire l'eccesso di sebo e agisce come un leggero esfoliante, per cui un buon rimedio per la pelle grassa e per pulire a fondo la cute. Come ricetta di bellezza contro l'acne, vi posso consigliare di versare in una ciotola un cucchiaio di farina di avena e 2 cucchiai di miele. Mescolate bene tutto e dopo aver ottenuto un composto omogeneo, applicatelo sul viso. Coprite bene tutti i punti del viso, maggiormente sulle aree interessate dall'acne. Lasciate riposare per almeno 25-30 minuti e poi risciacquate con acqua fredda. La farina d'avena è molto utile anche per la forfora, può essere utilizzata insieme all'acqua per realizzare uno scrub. E in questo caso versate in una ciotola 2-3 cucchiai di farina di avena e quel tanto d'acqua che basta per ottenere un impasto spalmabile, ma non deve colare. Applicate la maschera sul cuoio capelluto e sui capelli, massaggiando bene per 5-10 minuti. In questo modo si va a rimuovere la forfora che è attaccata al cuoio capellute, che magari fa fatica solo con lo shampoo a staccarsi, e allo stesso tempo si assorbe il sebo in eccesso. Coprite la testa con una cuffia da doccia e lasciate riposare altri 40 minuti. Successivamente lavate i capelli come di consueto. Oltre che per la forfora, la farina di avena è utile anche per i capelli grassi, proprio per i motivi di cui vi parlavo poco fa. Appunto perché assorbe il sebo in eccesso e quindi è efficace per rimuovere il grasso dai capelli oltre che dal cuoio capelluto. In questo caso mescolate in una ciotola una parte di farina di avena con una parte di latte. Quindi se utilizzate 3 cucchiai di farina di avena, utilizzate la stessa quantità, che avete nel bicchiere di latte. E applicate la maschera sul cuoio capelluto oltre che sui capelli. Anche in questo caso coprite la testa con una cuffia o con della pellicola trasparente da cucina se non avete la cuffia e lasciate riposare per 40 minuti, dopodiché lavate i capelli come siete abituati. Sempre restando in tema di testa, capelli, cuoio capelluto, la farina di avena è utile per pulire in profondità, ossigenare il cuoio capelluto e migliorare allo stesso tempo la circolazione. In questo modo si favorisce la crescita del capello. Per questo motivo vi consiglio di realizzare ogni tanto uno scrub al cuoio capelluto. Versate in una ciotola 2 cucchiai di olio di cocco, se non ce l'avete potete utilizzare l'olio di oliva,
ma un odore piuttosto forte e potrebbe non piacere a tutti, un cucchiaio di farina di avena e mezzo cucchiaio di miele. Aggiungete 3 gocce di olio essenziale di menta piperita, mescolate bene tutto e quindi passare lo scrub su tutto il cuoio capelluto con i capelli bagnati, in questo modo sarà più semplice. Massaggiate lo scrub per i primi 2-3 minuti e poi lasciatelo in posa per almeno 15-20 minuti. Infine, come sempre, lavate i capelli con shampoo, balsamo, quello che siete abituati e asciugateli. Per quanto riguarda la pelle, invece, l'avena è ricca di nutrienti che aiutano ad idratare la cute prevenendone la secchezza, quindi diventa utile anche per chi ha la pelle secca. Basta aggiungere la farina di avena all'acqua calda della vasca da bagno e utilizzarla al posto del sapone per lavare la pelle di tutto il corpo. In questo modo, appunto, aiuta a prevenire la secchezza, ma allo stesso modo a lavarsi in modo delicato senza utilizzare saponi. Utile la farina d'avena anche per le scottature. È un rimedio efficace per alleviare le scottature e dare un sollievo immediato. Per questa ricetta non ho una quantità esatta perché la dose di farina di avena varia in base all'area da coprire, all'area da trattare. Quindi più è elevata l'area da trattare, maggiore sarà la quantità di farina da utilizzare. In linea di massima, comunque, la ricetta si prepara in questo modo: mescolate in una ciotola la farina di avena con quel tanto d'acqua che basta per ottenere un composto spalmabile. Deve essere un composto abbastanza fluido, non esageratamente denso, non esageratamente liquido, altrimenti cola. Andatelo ad applicare tapponando sulle zone interessate e lasciatelo agire per almeno 30 minuti. Mi raccomando, non andate a strofinare l'impasto sulla pelle che è già di per sé sensibile e arrossata ed irritata. Il metodo migliore è appunto andare a tamponarlo molto molto delicatamente, anche quando andrete a sciacquare, non strofinate, perché comunque ha un potere leggermente abrasivo e noi non vogliamo creare l'effetto scrub, ma vogliamo utilizzare le proprietà lenitive dell'avena. E quindi, insomma, fate molta attenzione e siate molto delicati. In alternativa si può utilizzare anche la farina cotta, la farina di avena cotta. In questo caso basta seguire le istruzioni riportate sulla confezione. E in linea di massima quello che bisogna fare è realizzare un porridge. Quindi in un pentolino versate una tazza di avena con una tazza, mezza tazza di acqua, dipende molto dalla tipologia di avena che usate, e lasciatela bollire per circa 5-10 minuti. Durante la cottura dovete sempre tenere d'occhio il pentolino e continuare a mescolare e nel caso l'acqua si assorba troppo o troppo velocemente aggiungete tranquillamente dell'acqua fino a quando appunto non si otterrà un composto fluido, una crema. Una volta che il porridge, questo composto, questa crema si è completamente raffreddata, potete applicare l'avena sulla zona interessata dalle scottature, sempre andando a tamponare e ricordatevi anche in questo caso non strofinate la pelle. Utile la farina d'avena anche per i talloni screpolati. Per un pediluvio rilassante e ammorbidente, versate una tazza di farina di avena nella bacinella con acqua calda. Aggiungete 3, 4, 5 gocce di olio essenziale alla menta e un cucchiaio di sale. Immergete i piedi in questa bacinella per 20-30 minuti. Sempre grazie alle sue proprietà lenitive, la farina di avena è utile anche per rash cutanei e psoriasi. Come vi dico sempre, non sono un medico, quindi questi rimedi non saranno risolutivi, ma semplicemente aiuteranno a dare sollievo. In questo caso, versate 2 parti di farina di avena e 4 parti d'acqua, lasciate riposare per 30-40 minuti in modo che l'avena assorbi tutta l'acqua.
e crei un composto omogeneo. Usate questa miscela per lavare la cute, ma senza strofinare, altrimenti peggiorerete l'irritazione e l'avena vi aiuterà ad alleviare un pochino il problema. Per quanto riguarda invece la pulizia del viso, l'avena è utile per la pulizia dei pori poiché rimuove il sebo in eccesso e i residui di sporco dalla pelle, del viso, ma anche del corpo. Le sue proprietà purificanti ed esfolianti rendono la farina di avena un ingrediente efficace in molti scrub viso, in detergenti, in shampoo. Inoltre, la farina di avena ha proprietà antinfiammatorie e può essere utilizzata per alleviare il prurito. In una ciotola miscelate una piccola quantità di farina di avena con quel tanto d'acqua calda necessario per ottenere un impasto omogeneo. Massaggiatelo delicatamente sul viso e attendete 5-10 minuti e poi risciacquate, con l'acqua fredda. In questo caso andrete a realizzare prima uno scrub e dopo una maschera. I risultati sono ottimi ed immediati. La pulizia sarà delicata ma comunque profonda. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace al video e condividetelo con i vostri amici. Ora tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti quale vorreste come prossimo ingrediente di questa rubrica, ma soprattutto aiutatemi a scegliere un nome per questa rubrica. Lasciatemi tutti i commenti, io sono sempre molto contenta di poterli leggere e di potervi rispondere. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!